Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, dopo tantissimo tempo, vorrei dedicare un video al turismo dell'occulto, perché voi sapete che nel mio canale c'è una playlist con tutti i video dedicati al turismo dell'occulto ed era veramente tantissimo tempo che non ne facevo uno. Quindi oggi vi vorrei parlare di Castel del Monte perché è un luogo ricco, veramente ricco di simbologia e di mistero e che attira comunque tutti gli anni tantissimi turisti. Castel del Monte si trova in Puglia, nella località vicino ad Andria, e sorge, diciamo, imponente su un colle. La particolarità di questo castello è che intanto i documenti relativi alla sua costruzione sono veramente molto molto scarsi. L'unico dato certo è una lettera che risale al 1240 e che l'imperatore Federico II aveva inviato a Riccardo di Montefusco per dargli delle indicazioni relative alla lastricazione del castello. La cosa particolare è che questo castello non ha caratteristiche né abitative e né militari, per quelle che erano ovviamente le caratteristiche dei castelli dell'epoca, e quindi in realtà non si capisce bene quale fosse lo scopo della costruzione di questo castello. Però vediamo meglio come è fatto, perché è veramente molto molto particolare. È un edificio a forma di prisma ottagonale, è alto 20 metri e largo 40. Agli angoli ha 8 torri ottagonali larghe 8 metri. Poi fuori una volta c'era una recinzione ottagonale all'esterno che fu costruita nel 1897 e al centro del cortile si apriva una vasca ottagonale. Insomma, vediamo che il numero 8 si ripete veramente molte volte. Per la numerologia, inoltre, è il numero del destino e simboleggia la risurrezione. Ma c'è di più, perché questo castello si trova ad una latitudine tale per cui i movimenti del sole e le ombre ne disegnano praticamente le proporzioni. Quindi quando la Terra ruota, il sole praticamente va, a colpire dei determinati punti di questo castello e con un gioco di luci e ombre disegna le proporzioni del castello. Quindi è veramente una particolarità. Inoltre si trova ad una latitudine per cui durante gli equinozi, tra le 11 e le 13, il sole fa un arco di 45 gradi e questo corrisponde al lato di un ottagono e anche qui ritorna il numero 8. Inoltre c'è un'altra particolarità perché tutte le stanze sono uguali, l'unica stanza che è diversa è la stanza numero 8 che si trova al pian terreno e in questa stanza c'è una storia particolare. Nell'ottava sala a pian terreno, cioè l'ultima che si incontra procedendo in senso antiorario dall'ingresso del Castel del Monte, si trovano i pochi resti di un pavimento a mosaico. Il disegno originale, secondo quanto si può desumere da ciò che rimane, era costituito da un quadrato magico posto al centro e circondato da stelle a 6 punte. Queste stelle risultano dalla sovrapposizione di due triangoli equilateri, uno con il vertice in alto e l'altro con il vertice in basso, una serie cioè di stelle di Davide, che poi vengono anche definite sigilli di Salomone, che sono figure ricche di valori simbolici. Infatti il triangolo equilatero con il vertice rivolto in alto rappresenta il sole, il fuoco e l'uomo, mentre il triangolo equilatero con il vertice rivolto verso il basso rappresenta la luna, l'acqua e la donna. Inoltre si racconta che alcune persone che hanno visitato questo castello nel momento in cui sono entrate in questa stanza hanno avuto dei malori. Quindi anche qui c'è questa aurea di mistero. Ovviamente su questo castello sono state fatte delle interpretazioni esoteriche. Io ce ne sono veramente tante, quindi io ne ho scelto solo qualcuna. Intanto si dice che all'interno di Castel del Monte sia nascosto il Graal, quindi il Sacro Graal. E inoltre la sua forma ricorda molto una coppa, un Graal, quindi si dice che in qualche modo ci sia il Graal nascosto, ma neanche nascosto più di tanto, perché in qualche modo la sua struttura dice che all'interno possiamo trovare il Graal, quindi questa è una delle interpretazioni. Un'altra è che si dice fosse un edificio
legato ad un osservatorio astronomico. Infatti, se voi andate nel cortile centrale, potrete vedere solo una porzione di cielo e qui ogni giorno si possono osservare costellazioni diverse, perché ovviamente la Terra ruotando ogni sera dà in quella piccola porzione di cielo una costellazione diversa da quella della sera prima e che sarà ancora diversa da quella del giorno dopo. Quindi si pensa anche che potesse essere questo lo scopo del castello. Poi si dice anche che possa essere un percorso iniziatico, perché nel momento in cui si entra nel castello, il percorso è obbligato, quindi bisogna per forza, seguendo le stanze, le scale, le porte principali, seguire un determinato percorso e quindi seguire e toccare determinati punti. Quindi si pensa che questo potesse essere un percorso iniziatico. Inoltre nel cortile ci sono due porte che sono diverse una dall'altra. E in base alla porta che uno sceglie, compirà un determinato percorso, quindi anche questa è una delle interpretazioni. Un'ultima interpretazione è che poteva essere un congegno matematico costruito seguendo dei numeri precisi, e questo aveva lo scopo di arrivare alla perfezione che avrebbe permesso l'incontro con Dio. Quindi, come vedete, la leggenda su Castel del Monte è molto ricca di simbologia, è molto ricca di ipotesi. E la verità è che nessuno ha mai scoperto qual è lo scopo di questo castello, perché abbia questa forma e che cosa davvero possa, che cosa voglia davvero rivelare questo castello e questa costruzione così particolare. Quindi rimane nel mistero e io credo che proprio perché rimane nel mistero sia il motivo per cui attira ancora così tanti turisti. Io personalmente sono stata a Castel del Monte e devo dire che è veramente un luogo suggestivo e vi consiglio davvero di andare a vederlo perché merita. Inoltre, quella zona lì della Puglia è veramente bellissima, quindi ragazzi, fatevi un viaggio in Puglia, andate a vedere questi luoghi perché davvero meritano. Concludo per oggi, vi mando un bacio e buona serata a tutti.